Cari amici, testimoni di Geova e pubblico generale, volevo in questo momento complementare la mia riflessione riguardo a questo testo biblico ogni giorno di data 4 del luglio del 2014. In questo testo biblico ogni giorno ho fatto un video ieri riguardo a questo testo biblico che la società ha pubblicato dicendo che il profeta Daniele aveva visualizzato i tempi dei gentili al dire che passerebbe 7 tempi fino a quando finirebbero il tempo dei gentili nel 1914 e che Daniele aveva profetizzato questo che si trova nel libro di Daniele capitolo 4 versetti 10 al 17. La società in questo testo biblico ogni giorno ci spiega che questa profezia dell'inizio del regno di Dio sarebbe iniziato nel 1914, di accordo al libro di Daniele, capitolo 4, versetti 10 al 17. Io voglio finire questa riflessione riguardo a questo video che già ho caricato ieri sera riguardo a questo testo biblico oggigiorno, che se Gesù Cristo non sapeva la data e lui ha risposto ai suoi discepoli prima di andare al cielo che non stava in loro acquistare conoscenza dei tempi che Dio ha posto nella sua propria autorità, acquistare conoscenza dei tempi e delle stagioni. Questo vuol dire che se veramente Gesù avesse creduto che Daniele già aveva visualizzato o aveva profetizzato che la data della fine del mondo cadrebbe nel 1914, cioè dopo i prossimi 20 secoli, già lo avrebbe detto Gesù ai suoi discepoli quando le chiesero la data dell'establimento del regno di Israele, di accordo al libro di Atti capitolo 1, versetti 6 e 7. Gesù ha potuto dire ai suoi discepoli come risposta che già il profeta Daniele lo aveva visualizzato quando accadrebbe questo, di accordo alla profezia che si trova nel capitolo 4, versetti 10 al 17, che parla di questo albero che crescerebbe fino al cielo e che passerebbe 7 tempi, i 7 tempi significava 2520 anni, che cominciò nel 607 AV e finirebbe nel 1914 con la fine dei tempi dei gentili. In quel anno del 1914 comincerebbe il regno di Dio sulla terra, con Cristo coronato come re. Se questo è vero, ciò che la società ci ha detto nel testo ogni giorno del 4 del luglio del 2014, sarebbe stato molto facile da parte di Gesù Cristo rispondere ai suoi discepoli: guardate, ascoltate al profeta Daniele che già lui ha visto quando sarebbe il tempo in cui il regno sarebbe stabilito e lui lo sa. E come Gesù Cristo è il figlio di Dio, forse lui doveva sapere la data. Ma invece Gesù risponde ai suoi discepoli che loro non hanno il potere di acquistare conoscenza delle stagioni e dei tempi di quando sarebbe stabilito questo regno, che solo si trova nella conoscenza di Geova Dio, nella sua propria autorità. Questo significa che Gesù Cristo non lo sapeva, lui. Perché la Bibbia dice chiaramente che il giorno e la ora non lo sa nessuno, soltanto il Padre. E questo si aggiunge a ciò che Gesù Cristo rispose ai suoi discepoli quando lui dice ai suoi discepoli: non sta in voi acquistare conoscenza del tempo o della data in cui sarà stabilito questo regno di Dio, che si trova solo nella autorità di Geova Dio. Questo vuole dire che Gesù Cristo non sapeva la data
neanche lui. E per questo motivo Gesù Cristo rispose di questo modo, altrimenti lui avrebbe potuto rispondere ai suoi discepoli: andate a vedere ciò che aveva detto il profeta Daniele nell'antichità, in Daniele capitolo 4, versetti 10 al 12, che questo significava che questi sette tempi erano 2520 anni, che cominciò nel 1607, e dare questa spiegazione che finirebbe nel 1914, e vi ha potuto rispondere così. Ma invece Gesù Cristo fu un po' tagliente al rispondere ai suoi discepoli, dicendole: non sta in voi acquistare conoscenza della data. Ricordate che questi discepoli, secondo la società, erano parte degli unti, e questo vuol dire che gli unti di oggi anche non hanno facoltà di acquistare conoscenza della data. E se questo è così, se Gesù non sapeva la data del stabilimento del regno nel 1914, perché, come ho detto, altrimenti Gesù avrebbe potuto rispondere ai suoi discepoli: guardate Daniele capitolo 4 e spiegare loro che questi sette tempi significava 2520 anni, che cominciò nel 607 e finirebbe nel 1814, che sarebbe 2520 anni di governi gentili sulla terra. Sarebbe stato molto facile da parte di Gesù Cristo spiegare così ai suoi discepoli, ma invece lui ha risposto di un modo dicendo che non sta in voi acquistare conoscenza della data, perché soltanto appartiene a Giova Dio sapere questa data. Questo vuol dire che gli unti e discepoli di Gesù Cristo non lo sapevano e non potevano sapere la data. E questo significa che gli unti di oggi neanche loro possono sapere la data. E se questo è così, questo vuol dire che neanche Daniele poteva sapere questa data. Neanche Daniele. E quindi Daniele capitolo 4 versetti 10 al 17 non ci porta alla data, all'istabilimento del regno in 1914, perché Daniele non poteva sapere questa data, era impossibile che lui poteva sapere questa data. E se lui non poteva sapere la data, neanche Gesù Cristo, questo vuol dire che gli unti di oggi non hanno o non hanno il potere di acquistare conoscenza della data, neanche gli unti di oggi. Se non lo potevano sapere gli unti discepoli, meno ancora gli unti di oggi. E meno dire che questo fu accaduto nel 1914, poiché questa data soltanto lo sa Giova Dio. E questo vuol dire che il stabilimento del regno di Dio non è ancora iniziato, che questo sarà ancora nel futuro, quando si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria, di accordo a Matteo 24, 29 e 30, che questo sta ancora nel futuro, o ancora in futuro, quando Gesù verrà con tutta potenza e gloria per giudicare alla umanità, ai malvagi. In quel momento comincerà il stabilimento del regno di Dio. Questo vuol dire che questa data del stabilimento del regno non lo sa nessuno, soltanto lo sa Giova Dio. E sta ancora in futuro adempiersi questa data. E che il regno non fu stabilito nel 1814. Questo non è possibile, perché ancora siamo sotto governi gentili in tutta la terra abitata. Possiamo vedere quanti governi gentili ancora governano la terra. Il stabilimento del regno di Dio sulla terra significherebbe che tutti i governi gentili del mondo scomparirebbero e soltanto rimarrà il regno di Dio sulla terra con Gesù Cristo come unico re. E questo non è successo nel 1914, non è successo niente di questo, niente ha cambiato fino al 1914. Ancora siamo con moltissimi governi gentili sulla terra, la morte, la malattia, il dolore, la calamità non ha finito ancora. Si suppone che il regno stabilito eliminerebbe tutte queste cose male che esistono oggi sulla terra, la morte, il dolore, il pianto, e tutte queste cose, tutta la sofferenza che abbiamo oggi sulla terra, guerre, malattie, la peste e molti mali che rende la nostra vita molto dolorosa. E questo
breve finire con il regno stabilito. E se il regno fu stabilito nel 1914, dobbiamo chiederci perché ancora stiamo vivendo in tempi difficili, persone affamate, persone malate, catastrofi naturali, la morte, disoccupazione, l'ingiustizia, l'immoralità, la illegalità diffusa, criminalità in tutto il mondo. Niente è cambiato da 1914, tutto è uguale. Il ristabilimento del regno di Dio significherebbe che tutti i governi gentili scomparirebbero e non rimanerebbe nessun governo gentile sulla terra, e soltanto sarebbe un solo regno, un solo governo di Dio sulla terra con Gesù Cristo come unico re. E questo non è accaduto nel 1914, neanche ha finito i tempi dei gentili. Questa è una menzogna, tutto è una menzogna, già che il giorno e l'ora non lo sa nessuno ma soltanto il Padre, per cui Gesù Cristo rispose ai suoi discepoli che non stava nel potere di loro acquistare conoscenza della data, che soltanto appartiene o sta sull'autorità del Padre Giova sapere questa data. Come potevano sapere questo gli unti di oggi, dicendo che questo fu accaduto nel 1914, quando il giorno e l'ora non lo sa nessuno, neanche Gesù Cristo? Questo era lo ultimo che io volevo dire della mia riflessione di questo video che ho caricato ieri, titolato "La mia riflessione sul testo biblico ogni giorno", di data 4 di luglio del 2014. Così si titola il video che ho caricato ieri, che avevo dimenticato mettere questo ultimo commento che ho fatto qui per chiudere questa riflessione mia. Aspetto, cari amici testimoni, che questo video sia stato molto interessante per tutti voi. Vi lascio, grazie nuovamente, a presto.